Tullio, ancora 10 euro per vedere il Napoli su Sky nel ritorno di Coppa UEFA. Mi meraviglia sempre che Sky si presta a queste speculazioni di basso livello. Il Presidente deve capire che lui si fa alle volte il Presidente anche se uno ha la passione del calcio. Lui non ha nessuna passione del calcio. Lui è un commerciante, un Presidente che è solamente un commerciante. Lui vuole trarre solo dei profitti, parla solamente di danaro. Non è tifoso del Napoli e mi deve fare una grandissima cortesia. Non deve dire mai io appartengo a una famiglia di napoletani. Tu con Napoli non c'entra niente. Nulla toglie, per nulla togliere alla Torre Annunziata. Lui è nato a Torre Annunziata. Poi dopo è cresciuto a Roma. Fa il cinematografaro a Roma e lui pensa che la società sportiva Calcio Napoli, ex società sportiva Calcio Napoli, perché adesso non è una società, è uno strumento nelle mani sue e di quel furbacchione di Marino, il quale Marino si stanno arricchendo alle spalle del Napoli dicendo solamente stupidaggini. Non si può affrontare un trofeo Birra Moretti schierando Amodio, Esposito e Montervino e non pretendere che la Juventus deve schierare almeno per 20 minuti la squadra titolare, così anche per il Milan, almeno per 20 minuti. Mi fa piacere solamente che i napoletani stanno incominciando a capire chi è veramente De Laurentiis. Lo stadio era semivuoto, infatti non inquadravano mai per far vedere quando loro ci affliggono con queste telecamere, quando lo stadio ci sono 60.000, veramente 60.000 persone. Le telecamere erano spente, non inquadravano mai tutto lo stadio, tranne qualche quadratino dove c'era un po' di gente. Hanno capito che è una partita questa qui di ritorno dove loro hanno vinto in Albania 3-0, come si permettono di dire ai napoletani e Sky dovete pagare 10 euro? Siete veramente, lui, io non dico siete, De Laurentiis, lei è veramente la vergogna di questa città, è la vergogna, lei non ha capito niente di napoletani e non ha capito niente neanche di che cosa è dirigere una squadra di calcio. Lei pensa che la squadra di calcio gira come gira il film di Natale. La società sportiva Calcio Napoli, ex società, non è il film di Natale, si adegui e non ci racconta più fesserie.